Canti del ricordo, musiche e parole struggenti che evocano l'incanto di antichi sguardi, immagini melanconiche ma anche momenti teneri ed evanescenti. Ricordi che si scolorano nella commozione di una vita non vissuta. Il Teatro Vittoria di Torino ha ospitato i Kinder Totenlieder di Gustav Mahler, concerto dedicato alle famiglie che soffrono perché costrette a vivere la guerra. Un'iniziativa voluta e organizzata dal Comitato Regionale per i Diritti Umani e Civili in occasione della Giornata Regionale della Pace che si celebra il 2 ottobre di ogni anno. Un concerto a favore della pace nel mondo perché ci sia maggiore sensibilizzazione su tale argomento. Perciò c'è una doppia valenza questa serata: da un lato onorare la giornata della pace, dall'altra parte il rispetto dei popoli ci deve essere da ambo le parti. La giornata regionale della pace è stata introdotta nel 2021 da una legge proposta dal presidente Stefano Allasia, che si propone anche l'obiettivo di ampliare e consolidare l'impegno del Comitato nella promozione e nella tutela dei diritti umani e civili, in particolare in questo periodo storico nel quale è sempre più sentita la necessità di far conoscere, rendere effettivi e garantire con maggior forza i diritti civili riconosciuti dalla Costituzione a tutte le persone. Questi principi sono richiamati nel preambolo dello Statuto della Regione, che vede come fonte di ispirazione la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Quale giornata migliore per parlare attraverso l'arte, che tante volte è una forma veramente eccelsa per parlare di tante tematiche, anche quella della difesa dei diritti umani e civili nel mondo, quindi quale serata migliore se non quella del 2 di ottobre per toccare un tema veramente molto attuale e soprattutto molto toccante, che è quello della guerra in Ucraina. È doveroso stare vicino ai genitori che soffrono nel vedere i giovani, i loro figli andare in guerra, partire per andare a combattere. Questo non è bello per un genitore, è uno stato d'animo che nessun genitore vorrebbe avere.